Benvenuti in un nuovo video, il mio primo videuzzo struccaggio ed è la prima volta che giro proprio col buio pesto perché sono le 8 di sera e quindi ho le luci e fatemi sapere come si vede. Speriamo bene. Oggi vi faccio vedere all'opera e vi parlo un pochettino perché l'ho già utilizzato parecchie volte. Mi avevate anche chiesto proprio un video richiesto, ho detto facci sapere come funziona, parlacene un po'. Eccolo qua, il guanto struccante della Make Up Revolution che io avevo acquistato a 6,99 euro da OVS. Ce l'ho soltanto nero ed è il Pro Eraser Glow, riutilizzabile fino a 1000 lavaggi. Quindi adesso ve lo faccio vedere. È un guanto semplicissimo. Eccolo qua, questo tessuto stoppano spugna, diciamo, è nero semplice e si infila la magnana dentro. Io lo utilizzo con l'acqua calda, quindi adesso vado in bagno, prendo l'acqua calda e torno. Oh, vabbè, mincona, potevo l'ho presa qua in cucina perché dovevo andare in bagno. Vabbè, le mie solite barbagianate. Quindi lo vado a bagnare con l'acqua calda e poi lo strizzo. Stamattina sono truccata da 13 ore, il rossetto adoro, non l'ho ritoccato, ho mangiato, bevuto, chiacchierato, l'ho messo alle 7 e mezza o 8 del mattino, cioè ho 12 ore il rossetto, il trucco occhi 13, pensate voi, quindi vado e semplicemente io lo appoggio sul viso, quindi faccio, quindi sono anche truccata abbastanza strong, che prodottini ha? Perché ho l'ombretto mono di Kiko, quelli dove c'è l'onda disegnata, anche il rossetto e la double touch di Kiko, la 109, un colore che adoro. Stamattina sono uscita con la mia sposa, siamo andate finalmente a fare una passeggiata perché eravamo da un sacco di tempo che non uscivamo assieme e mi sono truccata proprio presto, prima di uscire ad accompagnare Sophie e quindi make up. Cioè, durato tantissimo, base, tutto quanto. Veramente, veramente contenta. Abbiamo fatto un po' di danni che poi vedrete. Quindi io faccio così. Così sto guardando, non ci vedo un cacchio con quest'occhio. Meno male che mi sono portata allo specchio. Ecco qua. Non spaventatevi perché ho dei segnetti, dei brufolozzi che mi sono spudoratamente distrutta. La genialaggine. Vedete un po' di rossori per me sono all'ordine dell'amministrazione perché sono molto delicata, quindi anche se il prodottino è delicato, io comunque tendo un pochettino ad arrossarmi, ma guardate un po', quasi già tolto. È morbidissimo, a me piace un sacco perché è morbido, morbido. Rimuove bene. Qua, Sofì gioca in cameretta. Stavo pensando di lasciare per l'ultimo il rossetto per avere una parvenza di colore. Mamma mia. Poi pensavo di farvene anche un altro di video struccaggio, però con altri prodottini, perché vario un pochettino a seconda anche del tempo, magari dell'occasione, perché spesso quando usciamo, se siamo fuori e dobbiamo rientrare poi in macchina, io mi strucco, mentre Roby guida io mi strucco così, fatto fatto, come si suol dire. E qua la stessa cosa. Quindi lo ammorbidisco un pochettino facendo così. Si lava benissimo, io lo lavo con il sapone in panetto, quindi adesso sto utilizzando quello, come, allora è di, uff, caspita, non mi viene il nome. Mannaggia, non mi viene. Porca miseria, non mi viene. Comunque Simil Marsiglia. E lo lavo con quello, viene pulitissimo, proprio si vede tutto il trucco, tutti i vari colori, il trucco che viene via, pazzesco, è pazzesco. Vedete? È anche piuttosto veloce. Ah, c'è lo specchio, un po' usa, non ci vedo un piffero. Adesso si scoprono le magagne che combino. Già un po' si vedevano.
Vedete? Che genio. Sto mettendo la protezione 50. Speriamo bene. Speriamo bene che non mi rimangano i segni. Che pirla che sono veramente io. Che lo so che non si deve fare. Che ci volete fare? Mi piace. Mi piace proprio schiacciare che esce fuori, capito? Ecco qua. Adesso sulle labbra. A ripassare un po', questa è una double touch, però la toglie. No, mi sto tutta bagnando. Un mostro. Posso neanche chiacchierare. Che vi voglio far vedere proprio che lo fa andare via, quindi non credo che questo pezzetto cioè lo taglio perché sono un po' in silenzio, però vi voglio, guardate, è venuto tutto via. Adesso vado un po' sul viso, ancora un po', si è intiepidita un po' l'acqua, perché io non la uso tiepida tiepida, la uso un pochettino calda e mi trovo veramente bene. Poi è morbido, mi piace tantissimo, è un po' di rossolini, ma ecco qui. Ragazzi, finalmente è venerdì. Poi sto fiemmischina, è stanchissima. Il primo quadrimestre di scuola inizia a farsi sentire, povera, poi tra sport, impegni e altre cose, è proprio stanca. Oh, inizio a sentirlo pure io il primo quadrimestre di scuola, perché io non le faccio i compiti, non l'aiuto a fare i compiti, la seguo naturalmente se qualcosa mi chiede, però è faticoso, questo periodo un po' di brufoluzzi. Non mi schiacciassi, direte voi, avete anche ragione. Ecco qua. E quindi così. Utilizzo con l'acqua calda, lo lavo dopo l'utilizzo con il sapone in panetto. Ragazzi, io mi trovo benissimo. 7 euro spesi benissimo. Ve lo consiglio. È veramente. Non lo metto in lavatrice. Mi pare dica che si può mettere anche in lavatrice. Io lo lavo con l'acqua calda e col sapone in panetto. E mi ci trovo veramente bene perché torna pulitissimissimissimo. Ok. Ah, mi sono dimenticata i prodottini per il viso. Non ricordo. A che punto ero arrivata? Mi sono dovuta. Non mi ricordo cosa ho detto. Mi sono dovuta spostare un attimo da Sofì. E quindi. Ricapitolando. A me piace molto. Se non rimuove tutto il trucco, ci va molto, molto vicino. Dipende anche un po' dai trucchi. Oggi ero abbastanza scura. Però un trucco leggero necessita anche di meno tempo per lo struccaggio e lo elimina praticamente. Tutto, quando il trucco non è troppo carico sugli occhi, sulle labbra o sul viso, però devo dire che io mi trovo bene, a me piace tantissimo, ve lo consiglio, mi sono trovata bene, poi anche molto economico, quindi un prodottino che si può provare tranquillamente. Adesso passo un pochettino il latte detergente perché magari qualcosa, qualche piccolo residuo può essere rimasto sul viso. Adesso mi vedete rossa, non ho male, non ho fastidio, non è irritazione, sono delicata. Io poi sfrego anche abbastanza energicamente, quindi mi fa questo effetto, ma svanisce praticamente subito, c'era poco poco residuetto, ma quasi impercettibile. E quindi adesso vado ad applicare i prodottini per la skin care notturna, ovvero ho sputato anche oggi molto bene il
sfumatoline Lift Effect Plus occhi e labbra anti-età globale, riduce le rughe marcate. Io sto ancora aspettando che riduca le rughe. Voi l'avete vista queste riduzioni? Io poi ho questa zona tanto 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 secca, quindi la vado a mettere qua e qua. E picchietto. Ho anche comprato il contorno occhi della Sien, sono molto curiosa di provarlo, quindi non so se adesso conservare questo in modo da utilizzarlo poi con la crema sempre sfumatoline, perché così li uso in combo, tanto sto utilizzando anche dei campioncini. E utilizzare quella siena, adesso vediamo. Quindi io vado a picchiettare così finché non si assorbe, le luci sparaflashate. Stessa cosa qui. E poi per idratare e nutrire bene la pelle del viso, tanto poi è notte, quindi vado a ninna. Questo campioncino che mi ha regalato Sonia è lo Yaluron. Oddio, rigenerante, mamma mia, da notte, è in tedesco, Made in Pharma Cosmetics, però mi piace, è molto ricca, però durante la notte mi piace, perché comunque anche se è un po' corposa, vedete, se è un po' corposa, la notte la pelle la va ad assorbire, quindi mi piace molto. Un po' anche sul collo. Cosa, amore? Ti mando un bacio. Amore. E sulle labbra applico questo balsamo labbra della Chicco, è il Lip Balm Nourishing Lip Balm, questo qui. Io ho preso anche lo scrub e mi piacciono entrambi tantissimo. È morbidissimo, adoro. Adoro, lo sto usando da una settimana circa e mi sta piacendo molto. Quindi poi vediamo con il tempo. Ragazze, eccomi struccata. Avete avuto paura? Sono ancora un po' rossa, ma poi passa. Anzi, spero che il video vi abbia tenuto un po' di compagnia, che vi sia piaciuto e vi sia stato utile per vedere all'opera il guanto struccante della Makeup Revolution. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, mi raccomando, aspetto di leggervi, supportatemi anche con un bel pollicino in su se l'avete già provato. Ditemi come vi siete trovate voi o cosa state utilizzando per lo struccaggio in questo periodo. Grazie per aver visto il video, mi raccomando iscrivetevi per non perdere i prossimi attivando la dindon. Vi ringrazio ancora, vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao!